che rimanda alla religione, quindi viene chiamato cammini di fede. I monaci erano gente che si muoveva, non era ferma, andava a migliorare il mondo, allora conosciuto. E quindi questo discorso dei cammini di fede è bello. Si rilascia poi un altro discorso, che è quello del cammino di San Nino. L'amministrazione comunale sta promuovendo con le altre comuni che vanno dalla Regione Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, perché questo è il cammino dei monaci bizantini, che dalla Sicilia poi si sono spostati man mano, sono entrati dentro e hanno trovato termini fertili per propagandare la fede e quant'altro. Quindi il loro lavoro è importantissimo, abbiamo queste testimonianze, quindi grazie di nuovo. E poi soprattutto perché promuovete giovani artisti, ed è la cosa importante, promuovere persone giovani che si dedicano all'arte ed esprimono il loro modo di vedere le cose, di esprimersi e comunicare agli altri. Questa è una cosa importantissima, quindi noi siamo ben felici di partecipare a questa convenzione. Sì. Semplicemente il fatto che, appunto, quello che diceva il sindaco, questa idea importante del carattere itinerante dei monaci in una modalità particolare, cioè il monaco è colui che, ripieno di Dio, della preghiera, della meditazione, porta la presenza di Dio al mondo e diventando una luce fondamentalmente. Se vediamo tutti i grandi monaci, tra cui appunto San Nino, lui era lì, era nell'eremo, era nella grotta, ma la gente andava a lui perché riconosceva in lui una parola di vita, una parola che dava senso alla vita. E quindi ecco, l'arte ci può aiutare proprio in questo, cioè nel ricordare questo valore che l'itineranza dei monaci ha costruito l'Europa, perché erano uomini di Dio e portavano una luce che non era la loro, ma era quella che aveva riempito il loro cuore e che avevano dentro di sé il desiderio di manifestare agli altri. Per questo anch'io sono grato appunto ai nostri concorrenti per ricordarci nell'arte questo grande valore. Allora, Carlo Chianti. Simulando un effetto di controluce, dove appunto l'osservatore è all'interno e in controluce vede i profili della grotta. Quindi il santo è al di fuori, quindi è come se lui avesse lasciato il posto a noi per poter darci l'occasione, la possibilità di riflettere sia su noi stessi sia sul suo messaggio, insomma, di amore verso gli altri. Hai visitato la grotta? No, purtroppo no. Bello. Quindi erano giorni molto intensi e immagino anche notti molto intense. Allora, quello che ho provato a rappresentare, naturalmente insomma, dal mio punto di vista, è stato queste sue notti cariche di emozioni, di visioni e di presagi. Quindi unire il paesaggio per me familiare di Monte Tuscolo a quella che è stata invece l'esperienza profonda e forte di San Nino negli ultimi mesi. E il prossimo
massimo è Valerio Ventura. E diciamo che ho cercato il significato è la reinterpretazione del viaggio, quindi ognuno di noi passo dopo passo crea guardando l'opera, almeno questa è diciamo il mio desiderio, guardando l'opera crea il suo viaggio, il viaggio di vita. Alla sovrapposizione, quindi alla distanza che c'è tra un cartoncino e l'altro. Ho voluto proprio dare questo colore basta per una questione di purezza. E ci sono dei punti che si riconoscono, no? Che è lo Stato Caldo, poi come due mani, poi c'è Mercurio sul pollino, un'altra cosa, insomma i vari punti che lui ha fatto. E davanti c'è un gruppo di pecorelle che sono un cammino verso una messa qui di qualità poi il più naturale possibile. Grazie. Ringraziare tutti per la partecipazione, i collaboratori che ci hanno aiutato a mettere in piedi questa manifestazione che spero negli anni diventi qualcosa di importante. Sono felice della partecipazione dei giovani, come prima accennava il nostro sindaco, i giovani dovrebbero essere il nostro futuro, per cui forza. Per il resto vi aspettiamo l'anno prossimo. Grazie.